Arriva a Parigi il frammento d'ala d'aereo ritrovato alla Réunion. Le autorità della Malaysia hanno confermato che appartiene a un Boeing, lo stesso modello del velivolo della Malaysia Airlines disperso dal marzo 2014. Il rottame sarà poi trasferito in un laboratorio di Tolosa, dove mercoledì 5 inizierà l'esame forense che si avvarrà delle competenze di esperti provenienti da tutto il mondo, tra cui un'equipe di tecnici della Boeing. L'esperto aeronautico Bertrand Villemer spiega: grazie a questo pezzo si potrà dire quasi con certezza se a bordo non si sono verificate esplosioni o incendi. Se per esempio l'aereo è caduto in picchiata, su questo frammento le tracce di compressione saranno lievi. Se invece è caduto in posizione orizzontale, i segni saranno molto evidenti. Grazie a questi indizi saremo almeno in grado di scartare alcuni scenari, se non di stabilirne uno. Sulle coste dell'isola francese nell'Oceano Indiano, oltre al flaperon, sono stati rinvenuti anche un flacone di detergente, una bottiglia d'acqua e una valigia brandelli. Resta da verificare se appartengano al volo scomparso.